Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati su Planet Crafter, Planet Humble, il DLC di questo bellissimo gioco. Come al solito io sono Amorous, vi do il benvenuto a questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, come sempre, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, sapete già. Tutti i link sono in descrizione, qua sotto il video c'è un info box, descrizione, chiamatelo come volete, premete, esce fuori tutto, tutti i link. Tra cui anche Instant Gaming, che è una piattaforma, cioè un sito per comprare giochi per qualsiasi console, ma a prezzi scontati, ma utilizzate il link in descrizione così sanno che siete passati da questo canale, importantissimo. Detto questo, siamo in game, appunto, ed eccoci qua nella nostra base, e guardate qua, siamo quasi al 40% tra alberi e insetti. Off camera ho fatto qualcosa, ho sistemato un po' la base, ho sistemato un po' di robina, e anche ho fatto una bella roba qua. Guardate, allora qua, eccolo qua. Qua abbiamo l'autocrafting, l'autofottuto crafting, che per ora possiamo fare tutte queste belle robine qui per ora. E come vedete prende anche i fertilizzanti che sono là in fondo nel robo là. Quindi buono così, sembrerebbe funzionare. Qua fuori, boscaglia a parte, sto cercando di rivedere un po' la situazione. E attualmente non l'ho rivisitata per bene tutta. Qua si scende, qua c'è l'albero in mezzo alle scatole, va rivista tutta questa parte qua. Da questa parte qua si scende, vedete, scendi, arrivi in questa zona qua. È una zona d'appoggio un po', bisogna mettergli un po' di cose. Poi qua si scende e poi da questa parte qua si sale. Un po' un bordello, però funzionale, abbastanza funzionale. Da questa parte si scende, poi si scende e si va verso di là. Chiaramente devo ancora sistemare, perché il fatto che piombassero gli alberi in mezzo alle scatole non era previsto. Però fa niente, non è un problema. Allora, andiamo avanti in questa puntata. Dobbiamo fare tante altre cose, tantissime. Andiamo qua, perché qua dovrebbero esserci un po' di cose sbloccate, tra cui smantellamento G2. Va fatto smantellamento G2, quindi serve il microchip di smantellamento. Qua ce lo segna già forse, perché abbiamo già questo, quindi magari no, ci serve solo la cartuccia di metano e uno zeolite. Vediamo un po', zeolite, cartuccia di metano dovrebbe essere qua da qualche parte, le ho messe in giro, forse qui, sì. Perfetto, andiamo qua e ci facciamo finalmente lo smantellamento G2, che vuol dire tornare alla nave là. Oh, là, e finalmente abbiamo smantellamento G2, ma non solo, credo anche che ci sia sbloccato questo, il jetpack G3, perché noi abbiamo il G2, esatto, il jetpack G3 e anche il filtro dell'aria, tra l'altro, che noi abbiamo, ma va bene, abbiamo già fatto. Il jetpack G3 no, l'alzano G5 invece sì, quindi il jetpack G3. Ci serve super lega, 2 di osmio, super lega, polvere esplosiva e andiamo anche con questo. Jetpack G3, e vi ricordo, come dice qua, 190% di propulsione. Bene, possiamo ottimizzare qualche altra cosa? Direi qua no, perché ossigeno G4 ce l'abbiamo già, sperando che l'ossigeno tra un po' non ci serva più, però per ora è così. Possiamo mettere la torcia G2, perché noi abbiamo la torcia normale. Torcia G2 ci serve alluminio, magnesio e zolfo. Allora, zolfo, alluminio e il nostro amico magnesio. Yeah, così abbiamo abbiamo upgradato anche torcia G2. Beh, abbiamo molta più luce. Poi qua c'è il microchip filtro del menu di costruzione, che io non ho mai fatto. Ci sarebbe anche la bussola, ma chi se ne frega. E poi ci sarebbe anche fissare progetto G2. La mappa, cioè la mappa andrebbe fatta, ma l'ossidiana... Cioè abbiamo l'ossidiana? No, però io sto cercando dei quarzo pulsar. Allora, io direi che per ora va bene così l'upgrade, ci serve altro. Ma forse la velocità di estrazione, perché adesso abbiamo... Siamo ancora al G1, cioè un G2 silicio superlega è facile. Silicione superlega, vuoi non farlo? Tac, e abbiamo già il G2. Il G3, silicio alluminio superlega, silicione alluminio superlega. Il G4,
Silicio, osmio e superlega. Osmio, superlega e silicione. Cioè, e già abbiamo fatto degli upgrade clamorosi in questa puntata. Ora qua sono messo abbastanza bene in realtà. Bisogna recuperare un po' di questi per metterli via, più che altro, e qualcuno per portarcelo da mangiare, ma dovrei già averlo. Quindi qua, dove c'è scritto cibo, scarichiamo un po' di quello. Sì, scarichiamo anche quello. Ci portiamo via uno di questi, cerchiamo di tenerli così. Sempre uno d'ossigeno sarebbe bene. Qua non c'è niente di che, niente di che. Qua niente di che. Eccola qua l'ossidiana, vedete che c'è. E c'è anche questo che andrebbe smantellato, che è un po' il nostro scheletro dell'armadio. Bene, andiamo a vedere qua. Allora, situazione qua. Siamo praticamente, se notate, al 42% qua, 4,56 GTI, dobbiamo anche andare a bere, adesso andiamo, e qua 5 GTI per l'incubatrice, filtro dell'acqua 7, teletrasporto a 25, sappiamo che il nostro obiettivo che ci permette di fare un salto di qualità è questo, cioè 53, questa stazione droni, uno l'abbiamo già raggiunto in realtà. E poi l'altro che dobbiamo raggiungere è questo estrattore di minerali G2. Uno l'abbiamo già raggiunto, che è fondamentalmente questo, che però ci servono 5 pulsar quartz. Sono un po' tantini. Li abbiamo? Mai nella vita. Però dobbiamo trovarli. Ora, visto che fondamentalmente qua lo lasciamo andare avanti, ho sparato anche un razzo per l'uranio, ecco cosa ho fatto. Però guardate qua la situazione. Ora, visto che siamo messi bene, no. Ma siamo messi, diciamo più o meno, io direi di fare una cosa, cioè scarichiamo qua l'acqua, diciamo così, risparmiamo un po' di spazio, sì, poi questi non credo che ne servano così tanti, quindi ne lasciamo giù qualcuno, no, non voglio scrivere il testo, mettiamo giù questo, ne portiamo 3, dai. 3, ok, io direi prendiamo sto coso, che tra l'altro potremmo upgradare, ma conviene... Andiamo a vedere perché. Aspettate, prima di partire, qua abbiamo l'inventario T1. Abbiamo anche il T2, se non erro qua, eh. Abbiamo anche il T3, che però per fare il T1 ci serve fare 2 T1, che uno l'abbiamo già in realtà. Quindi se noi prendiamo 2 di tessuto, no, 3 di tessuto, 3 di tessuto, un osmio, una superlega. 3 di tessuto, un osmio, una superlega. Dovremmo riuscire a farlo. E silicione. 3 di tessuto, osmio, superlega e silicione. Ah, ma ho fatto il coso così ti ricordi. 3 di tessuto, osmio, superlega e silicione. 3 di tessuto. Tanto qua c'è un po' di roba, eh. Non ha tirato. Superlega. 3 di tessuto, mo saranno. Uno è qua. Adesso dobbiamo andare in giro, cioè 2-3. Silicione c'è. Manca solo il nostro amico osmio. Questo me lo prendo perché mi serve sopra. Visto che man mano sto smazzando le cose. Osmio. Tipo era qua. No, qua. Qua. Allora, non, forse ho preso tutto. Forse però. Forse lo capiremo. Questo aumenterà l'inventario della nostra bella astronavina. E ci fa molto comodo questa cosa qua. Quindi andiamo a prelevare questo. Sì. Andiamo qua. Facciamo un altro inventario T1. E adesso facciamo il T2. Perfetto. Per fare il T3 non possiamo farlo. Però già il T2. Già il T2. Ceste in più. E spazio in più. Mica male. Ok, possiamo aumentare qualcos'altro? Ma per ora non ci interessa. Diciamo che per ora il nostro rover così si è già bloccato. Molto bene. Molto bene. Basta scendere e fare niente. Si è bloccato o no? Sì. No. Sì. Si è bloccato il rover. Cioè, ho fatto... Ok. Ho fatto un metro sto rover. Sto rover dovrebbero mettergli più ammortizzatori. È un disastro sto rover da guidare. Veramente un disastro. Va bene, allora adesso dove andiamo? Andiamo nella zona dove c'è... Manchiamo, se non sai guidare, dillo. Andiamo nella zona dove c'è l'astronave. Dunque, la zona dell'astronave è qua, come potete ben vedere. Guardate com'è cambiato morfologicamente. Parolone! Questo bellissimo pianeta. E adesso, cioè, sta diventando bello verde e diventerà sempre di più.
sempre di più. E qua l'esplorazione è fondamentale adesso. Cioè adesso, lo è sempre stato in realtà. Abbiamo visto già dalla prima puntata questa cosa. C'è da capire un sacco di altre cose che le capiremo man mano, tranquillamente, non c'è problema, non c'è fretta. E vi consiglio una cosa, se state giocando questo gioco, non fate la vaccata, perché è una vaccata, di stare tipo così fermi per far passare avanti il GT. Perché questo gioco, più scoprite, meglio è. Ve lo dico come consiglio, poi fate come volete la vostra partita. Però come consiglio vi dico questa cosa. Ora andiamo qua, visto che adesso possiamo entrare nell'astronave, se riesco. Sì. Questo, cassi stoccaggio, sono cassi stoccaggio che per ora niente. Ma qua adesso possiamo tirare su qua. Prima non potevamo. Abbiamo smantellato, adesso sparisce sto coso. 20 anni per far sparire sta porta. Ok, grazie. Accendiamo la luce. Che cosa mai ci sarà? Devo dire che ci mette 20 anni a smembrare le cose. Allora, innanzitutto, qua possiamo recuperare i circuiti stampati adesso, Tanta roba. Questo via. Allora, andiamo qua. Cassetta qua, piena di roba. Già l'inventario è pieno, Già l'inventario è pieno. Qua, questo ci fa comodo. Questo ci fa comodo. Prossimi crafting, via questo. Sì, se si sbriga a togliersi. Oh, questo sì. Sì, che ci serve. Ce ne servono altri due a questo punto per fare un po' di energia elettrica. Perché con quello lì, chiaro che c'è... Cioè, uno di quelli... Adesso è tanta roba, poi diventerà... No. Però adesso sì. Quindi, finché c'è... Io ste semi, sinceramente, non li tiro neanche su. Adesso li Diego, li scarico. E tanto... E ce ne faccio, siamo pieni. Anche questo, cioè... Tutti questi semi qua, boh, adesso vediamo, al massimo li buttiamo, perché che cavolo ce ne facciamo di tutti questi semazzi? No, dai, fai su, potrei fare anche una scala volendo. Allora, questo sì, questo ne abbiamo un fotti, via. Allora, andiamo prima di qua, via, e andiamo a vedere qua. E qua c'è un microchip, che bello il microchip. Qua un'altra cesta, tutta speziale Glitx. Oh, questo ce lo prendiamo. Prendiamo tutto. Facciamo sparire la cesta. Questo abbiamo fatto sparire. Qua tanta roba. Ok, andiamo qui. E qua, esattamente qua, buttiamo via questo, ci frega niente. Via questo. E basta. Facciamo sparire la cesta qua adesso. Là. Perfetto, questo abbiamo già fatto. Qua è chiuso, si aprirà probabilmente in un altro momento, quando avremo quei cosi là che non abbiamo ancora sbloccato. Qua idem. Quindi abbiamo solo davanti adesso, ma non c'è altro, no. Qualche scritta, no, non sembra esserci. Va bene. Allora usciamo, scarichiamo ed è buio. Ecco, quando è buio si vede una mazza. Sto DLC qua, quando è buio si vede proprio una mazza di niente. Il fatto che abbiamo questo bel inventario bello grosso è fantastico. Livello d'ossigeno basso? Non è un problema. Eccoci qua. Ah, avete visto adesso con l'indicatore 1,7. Man mano che andremo avanti, ma l'avevamo visto anche nel gioco senza DLC. Quel valore lì perderemo meno ossigeno sostanzialmente. Non mi viene alle parole. Però avete capito. Questo. Via tutta sta roba. Abbiamo così inventario pieno qua. Non è un problema perché adesso mangiamo 1, 2 e beviamo. Ci portiamo dietro questo. Ok. Adesso torniamo là. Adesso già con lo smantellamento così è già buona. Ok. Questa astronave non è per niente grossa. Ma avete notato che non è distrutta come le altre. Quindi... c'è qualcosa. Allora, via questo. Spero di trovare qualcosa di interessante qua. Sembrerebbe proprio di sì. L'incubatrice, intanto siamo arrivati. Allora, qua abbiamo delle tute. Allora, io tiro su. E poi smazzo nella cesta fuori anche. E qua, se no, non ne veniamo a capo. Allora, nella cesta fuori mettiamo questo. Ce lo teniamo 1200%. Ce lo teniamo. Via. Via anche questo. Tute, però ce le teniamo. Non si sanno. Qua abbiamo tutti sti cosi, bene, ma abbiamo anche un bel messaggio. Briefing sulla missione, estremamente confidenziale, quindi attenzione. Il tuo compito richiede la massima discrezione.
Stanford Robotics sta attualmente implementando il suo nuovo sistema di terraformazione autonomo su questo pianeta. L'abbiamo visto, sono quei robot che ci sono in giro. Stanno utilizzando vari droni e tecnologie per farlo. Devi comprendere, analizzare e trovare la loro tecnologia e fare il possibile per interferire con i loro progressi. Idealmente, rendere i droni corrotti e non funzionanti. Una volta terminato, lascia il pianeta il modo più discreto possibile. Ah! Quindi, cioè, i tizi qua che sono venuti qua hanno studiato questi. Li hanno taroccati per farli... Insomma, per far sì che succedano quella roba lì, che si esplodano con le cariche. Cioè, le cariche che c'erano. Bevo anche questa di acqua perché mi serve un inventario. Con le cariche che portavano e sono esplosi in effetti. Di cavolo, hai capito. Allora, qua poi non c'è più nient'altro, però abbiamo scoperto un po' di robe interessanti. Ora, mi sto cercando di capire perché qua adesso è tutto chiuso. Qua è chiuso, qua non si può andare, qua non si può andare, qua non si può andare. Qua c'è il pilota, lì è una salita qua. L'astronave qua è bella che è visitata e noi siamo pieni. Veramente pieni di roba. Quindi, marcaceva il seme di fagioli. Vabbè, fa niente. Mettiamo questo, questo. Ci tiriamo su un'acquetta. Abbiamo già l'inventario pieno. Va bene. Andiamo qua e prima di tornare alla base, con un bel po' di roba. Peccato aver trovato solo un quartz. Tra l'altro qua c'è Super Lega. Oh, qua c'è altra roba. Sono i ragni questi. Sono ragni. Che cavolo sono sti cosi? Tipo, ragni, che cavolo sono? A parte il nesso di che cavolo sono, hanno i messaggi questi. Hanno dei messaggi. Sì, non so se riesco a salirci bene sopra, però direi di sì, ce l'avevo fatta, ma purtroppo non è facile. Vai su. Ma no, ma vai su, maledetto, che non sei altro. Ce l'avevi fatta e poi sei scivolato come un maledetto che non sei. Guardalo, guardalo, ce l'avevamo fatta. Eccolo, eccolo. Poi un pelino così. Ok, ok. Compito termodinamico. Ultimo stato, nessuno è. Registro tempesta cosmica in arrivo. Questo evento ha un'altra probabilità di danneggiare completamente i nostri circuiti. E così è successo. Perché questi non sono... Sembrano più tipo robi da guerra. No, non mi sembrano robi da guerra tipo... Mi sembrano robi da guerra. Che poi dove cavolo stavano andando? Questi sembrano più... Ok, stessa cosa, c'è scritto. Stavano andando... Dove è il dritto? Di qua, sì. Sa. Comunque qua c'è dell'uranite. La roba buona l'uranite. Di cavoli, oh, uranite. Ci piace l'uranite qua. Qua c'è il silicione. L'uranite è buona, eh. Vuoi dire che questi estraevano l'uranite? Adesso controlliamo. Sì, qua c'è dell'uranite. Controlliamo di qua. Una mazza di qua. Ok, allora andiamo a tirare su l'uranite di qua. Sempre roba buona l'uranite. L'uranite. E che poi non è uranite, ma è uraninite. Non riesco mai a dirlo. È una parola assurda. Uraninite. Non bloccarti. Poi qua sotto non è che si può fare qualcosa, no. Non hanno neanche un inventario. Sì che hanno l'inventario, maledetti. Sì che hanno l'inventario. Cioè, non hanno niente di interessante qua. Ma ce l'hanno l'inventario, maledetti. Questi qua quindi sono dei raccoglitori, probabilmente. Questo lo prendiamo. Questi sono dei fottuti raccoglitori, probabilmente. Hai capito l'inventario che c'è? C'è l'inventario. C'è, guarda bene che c'è. Peccato che sono anche pieno. C'è Eva. Guarda qua quanta bella robina che c'è. Guarda quanta bella robina che c'è qua. Sì, abbastanza, cioè c'è buona robina che tornerò sicuramente a prendere. Ma io come posso fare qua? Via questo, dentro questo. Via questo, dentro questo. E via. Senti, mi bevo l'acqua e dentro anche questo. E poi, attenzione, via la tuta, dentro questo. Cioè, cerco di tenere sui materiali che adesso ci servono, perché ci servono subito anche in base. Per fare altre cose, tipo corrente elettrica, ad esempio, giusto per dire. E facciamo anche un recap delle cose. Vorrei fare anche un recap delle cose, via. Velocemente, e nella prossima puntata vorrei esplorare sopra là. Non so se ci riusciremo, però nella zona lì non ci siamo ancora andati.
sarebbe bello esplorare per capire se c'è qualcosa. Sicuramente c'è qualcosa. Poi ci sono altre astronavi sparse in giro, forse qualcuno l'avevamo anche vista. Sicuramente. Sicuramente l'avevamo vista un'altra astronave. Ma forse anche due. Comunque qualcosa c'è. Guardate qua. Caccia Eva, qua tempo si ribalta tutto. Qua sopra. Vai, vai. E vai. Mamma mia. No, non andare, non andare più. Senti, stai qua. Ci penso io a tornare a casa, poi dopo lo teletrasporto. E quindi avete capito, insomma, qua la situazione è abbastanza chiara. Nel senso che, vedete qua, ci sono il magma che scende, tutto da esplorare e poi da trovare altre astronavi. Perché il nostro obiettivo adesso è andare a fare il robo energetico che vi ho fatto vedere, cioè questo, giusto per intenderci, questo generatore di fusione nucleare che ci permetterebbe un grosso salto di qualità, perché qua da 1485 energia questo qua ne dà 331, quindi sono 10 di quei cosi, è tantissimo per noi che abbiamo invece solo quel reattore nucleare lì e qualche pannello solare, e ci permetterebbe di avere tanta energia. Tanta energia vuol dire anche una cosa fondamentale: molto più moltiplicatori. Adesso, tra l'altro, con quei razzi lì possiamo sparare dei bei razzoni in cielo per sbloccare altre cosucce. Perché abbiamo sbloccato i razzi, vediamo di sbloccare altre cosucce. E quindi qui bisogna continuare. Sopra di me 5,40 GT, stiamo andando abbastanza bene. Certo, il percorso è ancora lungo, ma vi ricordo, come nella prima serie, che eravamo arrivati, mi pare, fino alla 20ª puntata, forse qualcosa di più della 20ª puntata. Saliva un po' alla volta e poi boom, sono andati su alla grande dopo. Quindi attenzione, attenzione, perché man mano che si scoprono le cose, man mano che facciamo l'esplorazione e man mano che conosciamo la lore, cioè la storia, avete visto quindi cosa è successo? Però non sappiamo ancora niente in realtà. Qualcosina sappiamo, ma perché non ci sia nessuno, no. Ora, seme di albero, via. Facciamo una qua, ci sarebbe da fare una serie di cosucce e vediamo di farle velocemente. Allora, la prima cosa è far tornare qua questa. Bisogna, una volta fatta tornare qui, io mi inizierei a far fuori questi sicuramente. Guardate com'è piena, cioè piena come un uovo. E gli abbiamo aumentato l'inventario, piena come un uovo. E tutto ciò è fantastico. È fantastico. Ora, ci serve un po' di potenza. Un po' di tutto ci serve. Allora, direi di fare così. Qua mettiamo via questo. Assolutissimamente via questo. Poi zolfo non ci interessa. Via tutto lo zolfo. Il circuito però li mettiamo qua. Perché mi pare che non abbiamo una cassa dei circuiti. Bioplastica. No. Potremmo fare bioplastica e circuiti. Circuiti non ci sta, e circo, diciamo bioplastic e circo, e mettiamo questi qua, almeno sono un po' divisi. Hola. Poi andiamo qui e iniziamo, tac, decodifica, smantellamento G3, cioè abbiamo appena fatto il G2 G3 e poi progetto fissare G3, che vabbè. Ora, smantellamento G3, come si fa? Non lo facciamo adesso, no, non possiamo farlo adesso. Andiamo qui, andiamo qua e buttiamo dentro questi. E qua tiriamo su questo, 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 ok. Iniziamo a svuotare anche qua. Allora, andiamo su... Andiamo qua, iridio, dentro questo, dentro questi. Uranio dentro questi, osmio dentro questi, ferro dentro questi, superlega dentro questi. Le ho svuoto così almeno mi dai materiali, cioè c'è spazio per quei materiali lì, perché sennò ho paura che non ci sia spazio. Quindi dentro, 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 ok. Mettiamo lì quel coso lì che non ci serve una mazza. Poi questo lo mettiamo qua al nostro cervello, no, il nostro cobalto lo mettiamo qui, ce n'è uno in più. Lo metteremo nell'extra, è già pieno l'extra. Cioè, pieno tutto. È pieno tutto. È pieno tutto. Però pazienza, pazienza anche lì.
Allora, io cosa farei adesso? Andrei sicuramente qua, dove c'è la nostra rampa, per vedere cosa possiamo lanciare, perché con tre missili qualcosa possiamo lanciare. Allora, al netto di questo, che lo abbiamo già fatto, questo l'abbiamo già fatto, abbiamo il moltiplicatore di piante. Non sarebbe male, visto che abbiamo già della Superlega. Campione di batteri, mutageno. Questo non so se riesco a farlo. Campione di batteri e mutageno. Campione di batteri e mutageno. Campione di batteri e mutageno. Campione di batteri, riusciamo a farlo. Il mutageno, riusciamo a farlo. Quindi tre alghe e acqua. Facciamo al volo. Tre alghe e acqua. Quindi sono sei. Siamo a sei e acqua. Ci serve l'acqua, ne facciamo uno e poi con quell'altro dovremmo fare l'altro, che però mi sono già dimenticato la ricetta. Ah, mo' il fissatore di ricette. Non so, lo faccio. Lo farò. Non so come funziona, me l'avevate anche scritto, ma lo farò. Non so perché non voglio farlo, non ve lo dico, non lo so, mi sembra. Però lo faccio. Allora, andiamo qua. Un bel moltiplicatore serve. Tra l'altro, già che sono qua, andiamo a vedere che qua il satellite GPS 1 ce l'abbiamo già. Dovremmo fare il G2. Teoria. Altra cosa. Allora, poi altra acqua. Poi mi ricordo lo zolfo c'era, poi non mi ricordo più che altro c'era. Quindi dovrò tornare su. Anzi, non dovrò tornare su. Eh no! Perché abbiamo questo! E che cavolo, perché non usarlo? Tac! Cioè, scusate, ma perché deve andare su e giù? Ci abbiamo questo. Uno. Facciamo due. Se prende l'inventario da qua non sarebbe male. Due. E poi facciamo questo. Alla grande, via. Basta, 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 basta. Cioè. E allora? Abbiamo quello. Usiamo, tac, tac, bevutina, perfetto. A questo punto abbiamo quello, quello, quello. Ci manca qualcosa che non mi ricordo cosa. E questo purtroppo dovevamo andare qua a vederlo, però non mi ricordo. Intanto vediamo anche il G2, già che ci siamo. Allora, per fare questo ci serve. Ah, il fertilizzante. No, questo a posto. Ci serve la corteccia d'albero che abbiamo, quindi questo posso spararlo. Il G2 ci serve due microchip bussola anche. Due microchip bussola. Vabbè. Caccia, se non becchi bene la scala ti punisce subito sto coso. Microchip bussola. Microchip bussola. Va bene. Andiamo qua. Andiamo qui. Tiriamo lì su. E questo siamo a posto. Microchip bussola. Lo andiamo a fare. Se riusciamo a farlo. Ma sicuramente, microchip bussola. Dove cavolo è? Qua. Silicio, magnesio e 2 d'alluminio. Quindi, silicio, magnesio e 4 d'alluminio, perché vuole di più. 1 e 2. Superlega ne ho abbastanza. Boh, spero di sì. Ne prendo un'altra per sicurezza. Si sa mai. E in teoria adesso possiamo sparare nel cielo i nostri amici razzi. Iniziando da questo, praticamente, da questo qua. Che questo ci aumenta moltiplicatore d'ossigeno. Spariamo, ovviamente non va in cielo come ben sapete, ma va lì dentro l'acqua addirittura. Però l'effetto dovrebbe essere. Ma avete detto che lo fa perché c'è la base messa qua, probabilmente. Eccolo che va dentro l'acqua. Vabbè, dove sta andando? Ma dove va? Oh, mi sono bloccato lì. Dopo sparisce, eh? Però nel mentre vedete che comunque l'ambiente sta cambiando. E intanto che aspettiamo qua, poi ci sarebbe il GPS G3, G4 e razzo cartografico. Razzo cartografico. Due di osmio. Due di osmio e asta di Superlega. Inizio ad andare a prenderli. Due di osmio e asta di Superlega. Due di osmio. Asta di Superlega che possiamo farla. Ok. E poi abbiamo. Cos'è che era?
Silicone, magnesio mi sembra e due d'alluminio. Dobbiamo farne un altro di questi. Beh, qua. Sì. Ok. E asta di Superlega, credo che possiamo farla. Tanto vedete l'effetto particellare. E questo ci dà un boost sopra, attenzione. Adesso. Com'è che era qua l'asta di Superlega? L'avevamo trovata, no? Mi ricordo male. Forse l'ho già usata. Questo è un altro discorso. Comunque, prendiamo tutta questa Superlega qua, tanto siamo pieni. Mamma mia, quanta roba. E nella prossima puntata, ovviamente. Allora, io andrò avanti off camera, sistemo un attimo la base. E magari faccio e sparo qualche altro razzo. Vediamo di capire. Però, andiamo avanti alla grande. Allora, via, via. Dove cavolo sto andando? Qua. Allora, ne metto via un po', perché tanti non mi servono. Ma così sì. Uno d'alluminio mi pare per fare l'asta di Superlega, sì. Ok, alla grande. Ne prendo un po' giusto per... Ok, qua è finito l'effetto là. Quindi in realtà potremmo sparare altri due razzi. Altri due razzi. Allora, uno è sicuramente questo. Via. E questo si imbarcherà ancora una volta là. Perfetto. E poi in teoria potremmo sparare anche questo, però aspettiamo a spararlo. Perché nel mentre il razzo lì si incastra e va in giro dappertutto, sperando che non faccia esplodere la base, io vorrei capire un attimo che non abbiamo ancora il coso degli alberi. Quel robo degli alberi, sono dentro il razzo praticamente. Quel... sì, lo spargitore di alberi. No, come cavolo si chiama? Lo spargitore di alberi. Sì, spargitore di alberi. Lo spargitore di alberi, mi pare di sì. Mi pare di sì. Io dovrei entrare qua, però. Caccia Eva caduto. Maledetto. Andiamo qua. Qua. Davanti. No, l'albero dentro. No, vabbè. Allora. Spargitore di alberi a 45 biomassa. E noi biomassa siamo messi, credo, malissimo. Malissimo, adesso andiamo a controllare. Ma siamo messi malissimo biomassa. Sarà da lavorare su questo. Oh, vai con questo. Via, anche questo si andrà... No, cambia direzione, però si è bloccato lì. Se no andava dritto di là. Ah, il razzo! Siamo sopra il razzo, guarda! Va bene, a parte quello, adesso andiamo a controllare i boost che ci ha dato e anche quel cavolo di valore lì. Che è da scoprire. Io qua devo sistemare un po' la base, un disastro qua, se no. Allora, sicuramente qua adesso possiamo zoomare fino al 2 e ci dà le zone, come potete ben vedere. Vedete, ci dà tutte le zone. Bello, ci piace perché almeno sappiamo le zone. E guardate, nella nebbia c'è qualcosa. Qua altre zone, qua c'è un'astronavina che bisogna entrare. Perché noi in quale siamo entrati? Noi siamo entrati qua. La nostra base dov'è? Qua. Eccola qua, questa è la nostra base. Noi siamo entrati in quale astronave? In questa. Era già questa astronave qua? No. Sì? Era questa qua lontano? Ma va... Sì? Mi sa di sì, perché qua c'è lo zolfo. Noi abbiamo girato... No, era qua l'altra astronave, no? Non mi sembra che era così. No, non era qua quella lì che abbiamo appena visitato. Era qua. No. Vabbè, comunque capiremo questa cosa qua. L'altra cosa, il biomassa, è perché noi abbiamo pochi punti sulle piante. Per avere punti sulle piante bisogna fare... Qual è che dà più punti questo? Spargitore di semi G2, quindi io off camera farò un sacco di spargitore di semi G2, assolutamente. Va bene, allora io direi che per questa puntata è tutto, ci vediamo al prossimo video, andremo davanti da qua. Mi raccomando, come sempre, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram, sapete già. Tutti i link sono in descrizione, come in descrizione la playlist di questa fantastica serie, in descrizione anche Instant Gaming, che è un sito per comprare giochi a prezzi scontati, ma utilizzate il link in descrizione. Da Amorugio è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!